Festival del giornalismo di Verona, un festival che affronta la crisi sia ambientale ma anche del giornalista oggi, un mestiere che per temi di sostenibilità e anche di libertà è spesso in crisi. Ecco, volevamo sapere, Alessandro Milan, come se la cava da questo punto di vista? Secondo me è una professione sicuramente in crisi, bisognerebbe tornare ad aderire di più ai fatti. Purtroppo è un momento in cui i fatti sono messi in discussione, perché appena qualcuno dice un fatto viene subito contrastato con un controfatto e si alza subito una nebbia, non si capisce bene mai chi abbia ragione o chi torto. Bisogna avere la forza di andare alla ricerca dei fatti, aderire ai fatti, perché poi l'assunto del giornalismo è questo. Io lavoro poi in un mezzo che è la radio, in cui il contatto con il pubblico è immediato e continuo. Non so se questo sia sempre un bene, perché secondo me è importante avere un contatto per sapere cosa la gente pensa, ma senza farsi coinvolgere troppo. Tante volte invidio magari coloro che scrivono sui giornali, anch'io scrivo sui giornali, perché scrivi il tuo articolo, non hai subito 200 messaggi di critica o di elogio, che sono comunque sbagliati, perché rischiano di far perdere un po' il giornalista questa asetticità che deve avere nel raccontare i fatti. Riguardo a raccontare la propria vita, io l'ho fatto in alcuni libri, e credo comunque che sia importante farlo, perché viene fuori un po' la sincerità di come uno è, soprattutto nel mezzo radio si dice spesso vieni fuori per come sei nella vita, allora tante volte è meglio non fingere e raccontarsi, se questo può servire a raccontare un punto di vista.